WB Channel, siamo qui oggi con un personaggio davvero importante di Salerno, Ciriaco Russomando, per tutti Chicco, che è presidente dell'associazione Terzo Millennio Adveniente. Nasce a Salerno, è lontano, lo diciamo, è lontano, nel 1970, e lui è un grande personaggio salernitano. Che cosa ci proponi, caro Chicco? Vorrei parlare della mia mostra d'arte episodiale, che ormai la mia associazione Terzo Millennio Adveniente organizza da 25 anni e offre ai salernitani e a tutti i visitatori che si recano a Salerno per le visite d'artista oppure per lo shopping natalizio, offre ai salernitani questo appuntamento che oramai da 2 anni è diventato doppio, perché abbiamo in corso questa mostra in piazza Giacomo Matteotti a Palazzo Piantanova, accanto alla chiesa del Crocifisso, via dei Mercanti, e presso la cappella del Santissimo Salvatore. Sono in esposizione circa 37 opere di autori e artisti provenienti da Salerno in provincia, comunque dalla regione Campania. Abbiamo un gemellaggio con l'associazione Amici del Presepe di Sessa Lunga, che hanno partecipato con 9 pezzi messi già in esposizione. E la mostra è dedicata a Papa Santo Giovanni Paolo II. Il visitatore durante il percorso troverà anche una statua di Giovanni Paolo II che lo accoglie. Lo scopo della mostra è quello di diffondere la tradizione e conservare la realizzazione e la diffusione dell'arte presepiale, intesa quale mezzo espressivo di varie tipologie. Però nel 2012 l'associazione ha adottato delle missioni in Costa d'Avorio, precisamente nella diocesi di Corogò, e dove con l'aiuto dei visitatori che hanno donato 1 euro, ogni singolo visitatore ha donato 1 euro, sono state realizzate dei progetti missionari sia per la salute, per la formazione, per l'alimentazione. E noi da quest'anno abbiamo la fortuna che il nunzio apostolico della Costa d'Avorio, della Costa d'Avorio, Monsignor Borgia, ci siamo messi a sua disposizione, e la nostra associazione diventerà un po' la capofila per le opere di carità in quella nazione tanto provata. E quindi noi a ogni visitatore che ci farà visita chiederemo un'oblazione di 1 euro, e questa beneficenza andrà a sostenere queste missioni attraverso la nunziatura apostolica, controllate dalla nunziatura apostolica d'Italia presso la Costa d'Avorio, e logicamente i fondi verranno anche utilizzati per la costruzione di altri presepi per la prossima mostra. Quest'anno la tua mostra compie 25 anni. Le origini, qual è stata, cosa ti ha mosso per iniziare questo percorso di mostra presepiale? Allora, fin da quando io ero bambino, a casa mia c'era la tradizione di realizzare il presepe. Con i miei genitori, con i miei zii, in questi periodi autunnali, già si raccoglieva materiale, si andava sulle spiagge del lungomare verso Santa Teresa, dove una volta c'era Jolly Hotel. Il mare ci restituiva del materiale tipo cortecce, conchiglie, e attraverso queste pietre, queste cortecce, queste conchiglie si costruiva il presepe a casa, che doveva essere pronto come da tradizione l'8 dicembre. La sera dell'8 di dicembre il presepe veniva illuminato, veniva preparato, veniva predisposto, facevamo il pranzo dell'Immacolata e io restavo lì
meravigliato, incantato, mi guardavo il presepe in tutti i particolari e chiedevo ai miei genitori perché, per esempio, Benigno, la storia dormiente, veniva collocato sempre nello stesso posto. Io ricordo che la mia mamma, riscuotendomi da questa meraviglia, da questo stupore, mi diceva perché così era l'usanza, non dava una spiegazione, quindi non c'era, non bisognava cercare una spiegazione. Ma poi l'hai capito perché nel corso degli anni? Abbiamo De Simone che ha scritto dei testi sul linguaggio della manualità del pastore, quindi noi sappiamo perché i pastori napoletani, specialmente quelli del 700 e 800, hanno la mano messa, posizionata in una certa maniera, oppure si sceglie il colore del vestito anziché un altro, e perché comunque il pastore da un emana un linguaggio dei segni, praticamente una semiologia. Com'è nata poi questa idea di mostrare alle persone l'arte presepiale? Perché circa 33 anni fa io ero in appannaggio presso la parrocchia della Santissima Annunziata con Vincenzo Pagliara. Il compianto Don Vincenzo Pagliara si inventò un concorso di presepi e visitammo numerose famiglie, perché ci furono molte famiglie che aderirono a questo concorso, e ricordo che andando a scegliere questi presepi si incontrava lungo il percorso persone, amatori e addetti ai lavori, che non veniva dato loro la possibilità di potersi esprimere, e quindi si pensò alla nascita di questa mostra, ripeto, che è composta oramai da amatori, da dilettanti e da professionisti. Come vengono realizzati i presepi? I presepi sono realizzati, i materiali sono quelli attuali, tipo il polistirene, ma principalmente viene usato il legno, viene usato la stoffa, la carta vista, viene usato il sughero principalmente, e poi i colori vengono usati dal muschio e da altri oggetti. Ovviamente ci sono anche le cose in movimento, le armi, le uscite, la mia tradizione. Fondale, mi piacevano molto queste cose così. E noi possiamo, tutti gli amici possono venire da te dalle 16 alle 21, quindi quasi un po' buio, quindi un po' buio fino poi a sera inoltrata. Sono passati ben 25 anni, abbiamo detto, dalla prima mostra. Quali sono stati i feedback? Poi ricordiamo che da Ruby Channel ci seguono anche degli Stati Uniti, da Wisconsin, we greet our friends abroad, from New York, California, Wisconsin. Okay. Qual è stata l'emozione che tu hai sempre visto per le persone che vedono la meraviglia, lo stupore? Il presepe è un gioco di luci, di colori, e deve dare stupore. Se le persone non escono contente dalla mostra, vuol dire che c'è qualcosa che non è andata. La loro emozione e anche la tua emozione, vero? Tu da 25 anni ti emozioni. Mi emoziono ancora. Grazie per averci onorato della tua presenza, caro Chico. Amici carissimi da Ruby Channel, sempre col sorriso a Salerno, dalle 16 alle 21 con la 25esima mostra presepiale al centro storico di Salerno.